Cari amici, ciao a tutti. Oggi, come vedete, non sono al mio solito ufficio a casa con tutti quanti gli aeroplanini, sono a casa di mia mamma, perché volevo parlarvi di un volo molto molto speciale, dei tanti che vi ho raccontato, no? Tante volte vi ho raccontato dei voli emozionanti di noi piloti, ma ce n'è uno in particolare che è proprio il più emozionante di tutti e che è il primo volo da solista, che è la prima volta in cui noi piloti, dopo il corso, andiamo in volo veramente per la prima volta. E per raccontarvi questo volo speciale, oggi ho un ospite eccezionale, che è qui con me, che è mia mamma, e oggi ve la presento. Buongiorno, ciao a tutti, sono la mamma di Ivan. Effettivamente il primo volo è stato allucinante. Io sapevo che andavo a fare una lezione, poi dopo mi arriva una telefonata che aveva volato da solo. È stata un'emozione enorme, anche se poi ho avuto tanta, tanta paura. Eh sì, perché in effetti come è successo? Io, come fate a vedere, noi facciamo il corso di pilotaggio, quindi all'inizio le prime missioni, poi col mio istruttore, il comandante del GAIS, bravissimo, a cui devo Considerando tantissimo. l'età, considerando che aveva solo 16 anni. Esatto, poi io neanche avevo ancora la patente per la macchina e quindi io col pullman andavo all'aeroporto dell'Urbe all'epoca, per fare queste lezioni di volo e neanche io lo sapevo, nel senso che quel giorno dopo appunto un po' di voli che avevo fatto, vado in volo con l'istruttore per fare i cosiddetti touch and go, e quindi questi esercizi di atterraggio, poi ridai motore e decollo, questi circuiti, atterraggio e decollo continui, poi arriviamo al parcheggio e per me la missione era finita, invece lui scende e mi dice: ok, Ivan, adesso vai da solo, vai. E quindi pure io ho detto: adesso devo andare da solo. Una cosa che tu aspetti da tanto tempo, non vedi l'ora che arriva, però poi quando arriva, insomma, un po' di tensione, ce l'hai. E quindi di fatto non lo sapeva nessuno, non lo sapeva mamma, non lo sapeva nessuno. Quindi io poi sono andato in volo per fare quindi questo volo da solista e poi dopo gliel'ho raccontato e ho detto: oggi ho volato da solo. Non è stata una cosa incredibile e poi inspiegabile perché l'emozione è stata tantissima. Comunque un'altra emozione grande è quando ho fatto il primo volo con lui, con l'Alitalia, e lui Esatto. è quello, sentire la sua voce all'altoparlante è stato un orgoglio e poi le hostess che mi dice continuamente che diceva la mamma del pilota, beh, l'orgoglio è andato alle stelle proprio. Eh sì, perché poi, ecco, anni dopo poi l'ho portata in volo, quando stavo sulle MD-80, insomma, chiaramente è stato bello, insomma, pure quel giorno. Sì, no, poi abbiamo fatto parecchi voli insieme Sì, con la dopo anche di pilota, più. sì. Sì. Siamo stati in parecchi posti e sapendo che eri te al volante, sì, al Al volante. volante. Alla Insomma. guida è stato bellissimo, proprio orgoglioso al massimo. Insomma, poi questo primo volo, no, dovete, per chi appunto è poco esperto, insomma, cosa succede? Tu vai per la prima volta, no, poi avevo appunto a quel punto avevo 17 anni quasi, senza ancora neanche aver preso la patente, la macchina, e finché quando l'istruttore scende e tu inizi il rullaggio, decolli, sei talmente concentrata alle procedure di volo che non ti accorgi tanto che stai da solo, perché comunque lo hai già fatto tante volte, sei preparato, sei concentrato, decolli, io dal Durve sono decollato, poi viri e ti metti, diciamo, parallelo alla pista a 1000 piedi. Ed è solo in quel momento, quando tu vedi la pista da sotto, che è così lontana e sai che ci devi atterrare, e vedi che il posto a fianco a te è libero, non c'è più nessuno, che ti viene un po' di groppo in gola perché dici: accidenti, adesso se devo atterrare è tutto intero e devo farlo da solo, e non c'è No, nessuno che ti è aiuta. pelato, no, non di niente. Okay. Insomma, è quel momento in cui veramente tu capisci: accetti, sono da solo. Sì, l'istruttore è giù con la radio che ti ascolta, ti può parlare, ti può dare dei suggerimenti, ma comunque tu sei lì da solo, insomma. E quindi, insomma, ovviamente quello è il momento, anche a parte come pilota, proprio anche come persona, che insomma cresci in un attimo, da ragazzino diventi uomo, no? Perché in un certo senso, Responsabile. esatto, acquisisci quella responsabilità dove capisci che sei tu da solo che devi affrontare la difficoltà.
E se vuoi arrivare a terra tutto intero dipende soltanto da te. È per questo che io poi consiglio a tutti, anche se non volete diventare piloti come professione, comunque di frequentare i corsi di pilotaggio. Se avete dei figli che hanno 16-17 anni, mandateli a volare anche con gli ultraleggeri, con l'Aliante, perché sono attività, a parte fantastiche, affascinanti, che ti danno un sacco di emozioni, ma che ti fanno crescere e sono veramente molto molto importanti anche per la vita proprio del ragazzo, insomma, ecco. E poi, siccome siamo a casa di mia mamma, mio papà purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato, proprio poco prima di Natale, vi faccio vedere qualche cimelio che è ancora qui, insomma, molto molto importante della mia carriera. Seguitemi, oggi ho un operatore molto speciale, Maya, che mi segue. Allora, intanto questo, vedete, questi sono dei diplomi fondamentali, perché questo è il diploma di quando ho conseguito il brevetto di pilota militare. Presso l'aeronautica militare al 70° stormo con il piaggione, e questo qui anche è un altro momento fondamentale della carriera di un pilota militare, perché è il certificato del primo volo da solo che si esegue quando si vola con l'SF-260 a Latina. Io chiaramente avevo già fatto un volo da solista all'aeroporto dell'Urbe con l'Aeroclub, che è stato il mio primo volo da solista in assoluto, ma chiaramente anche questo è un momento molto importante, perché hai superato la parte più difficile del corso di pilotaggio militare, anche se non è finita la selezione, e comunque su un SF-260 a Latina anche questo è stato un momento veramente memorabile, insomma. Poi, che vi faccio vedere? Vabbè, qui c'è un po' di foto. Questo sono io sul Jumbo. Chiaramente mio papà aveva messo foto mie e di mio fratello, ovviamente, dappertutto. Qui sono sull'MD-80 in Alitalia, chiaramente qualche anno più giovane del Jumbo. Pure quello che ti sale Sì, tanto. poi allora, questa piazza c'è una foto spettacolare. Questa è una foto che fece mio papà. Eccola qui, questa è mia mamma, quello sono io che ho qualche mese, quanti ho? Due o tre mesi. Ecco, 2 o 3 mesi, dice mia mamma, probabilmente vedete che sono microscopico, che mi sta allattando. Questa è una foto veramente bellissima che fece mio padre, che all'improvviso vide mia mamma così, con questa luce. Lui aveva sempre le macchine fotografiche a portata di mano, chiaramente perché era il suo lavoro, e quindi scattò questa foto spettacolare. Vabbè, poi qui c'ho gli stemmi dell'Accademia, di quando appunto ero in Accademia Militare, in Guardia di Finanza. Questo è Divisa, ce l'hai divisa. Eh sì, adesso c'è qualcosa, la cerchiamo, quello è mio fratello invece, che sembra un attore di Hollywood. insomma, vabbè, adesso qualche ricordo, insomma, un po' tutti i piloti hanno tutti quanti i ricordi hanno del passato, insomma. Lui vestito da Elvis Presley. Ah, quello è Carnevale, sì, lì sono vestito da Elvis Presley, avrò 10 anni circa, un vestito realizzato da mia mamma, dove ho fatto impazzire tutte le mie compagnette di scuola alle elementari, probabilmente. Era Sì, all'elementare. era elementari. E poi lì sopra c'è il mio corso di accademia, sta lì in alto, eccolo lì, con i miei colleghi, che saluto, che sicuramente qualcuno magari mi sta guardando questo video, e lo saluto tantissimo. Poi siamo visti, abbiamo fatto una reunion proprio un po' di tempo fa. Da certo che cos'è quella tazza? Quella è la targa, se poi l'operatore, il cineoperatore, se puoi riprendere. Quella è la targa che mi è stata regalata quando poi ho lasciato la Guardia di Finanza, come ricordo appunto che mi hanno lasciato i colleghi quando poi ho dato le dimissioni e sono andato via, insomma. Vabbè, ragazzi, adesso vi saluto e vi rinnovo l'invito a iscrivervi ai corsi di pilotaggio. Andate agli aeroclub, negli aeroporti, il volo con gli alianti, con gli ultraleggeri, in qualsiasi modo, perché è un'attività fantastica, che fa crescere anche i ragazzi e che fa vivere emozioni bellissime. E quindi adesso vi saluto anche di nuovo con mia mamma, qui tutti insieme, vi salutiamo. Ciao. A presto e auguri a tutti. Ciao.